GOI Radio, l'informazione. Notizie, commenti e approfondimenti della vita istituzionale. Ci svegliarono all'alba e ci dissero di andare a far fascine. E ci dissero ancora di non fare domande, di tacere. E noi tacemmo. They woke us up at dawn and told us to go and collect bundles of sticks. And they told us not to ask questions, to hold our tongues. So we held our tongues. Nella piazza vedemmo preparare il supplizio, ma ci dissero di non chiedere, di guardare soltanto, senza pensare. We saw them preparing for the execution in the square, but they told us not to ask questions, just to watch, without thinking. Poi qualcuno ci sussurrò di un processo alla libertà dove un uomo imputato aveva detto: tremate più voi nel leggere la mia sentenza di quanto tremi io nell'ascoltarla. Then someone whispered to us about a trial against freedom, in which the man accused had said: perhaps your fear in passing judgment on me is greater than mine in receiving it. Poi, da più parti, nella piazza e dai luoghi adiacenti, vedemmo adunarsi gente. Portavano strani vessilli, stendardi e bandiere. Then we saw people gathering from all over the square and from places nearby. They carried strange banners, flags and standards. Al calar delle tenebre la piazza era gremita, e noi lì, mute, silenziose e attente, guardavamo, ma non capivamo. By dusk,
The square was full. We stood there, not speaking, silent and attentive. We watched, but we didn't understand. Poi, tra quella folla, si fece largo un uomo che tutti chiamavano Gran Maestro. Parlò di libertà, di uguaglianza, di battersi per la difesa dei diritti di ogni essere umano, di silenzi colpevoli. E allora capimmo e cominciammo a far domande lì, quella sera, in quella piazza. Then a man whom everyone called the Grand Master made his way through the crowd. He spoke about freedom, about equality, about fighting to defend the rights of every human being, about guilty silences. And then we understood, and we began to ask questions there, that evening, in that square. Poi fu un rogo, ma ci dissero, un rogo simbolo delle battaglie per la libertà. And then they lit the bonfire. But they told us it was only a symbolic fire in the battle for freedom. Un uomo a rogo, assurto a simbolo della lotta contro ogni intolleranza, muore ancora oggi, ogni giorno, tra noi, nei campi di sterminio, nei lager e nei gulag, nelle pulizie etniche, nell'odio razziale e religioso, nelle guerre civili fratricide, nell'illegalità del crimine e nelle repressioni dei governi totalitari. Egli vive dentro ogni uomo che dedica la sua vita alla causa della libertà, della tolleranza, della fratellanza e della solidarietà. A man who was burned alive rose to be a symbol of the struggle against every kind of intolerance. And he is still dying today, every day, as one of us, in concentration camps, lagers and gulags, as a victim of ethnic cleansing, of racial and religious hatred, in fratricidal civil wars, in criminal actions and in the repression of totalitarian governments. He lives on in all people who dedicate their lives to the cause of freedom, tolerance, brotherhood and solidarity. Giordano Bruno fu messo a morte per rogo in Campo dei Fiori a Roma il 17 febbraio 1600. Giordano Bruno was burned alive in Campo dei Fiori in Rome on February 17th, 1600. I massoni del Grande Oriente d'Italia si sono sempre battuti, si battono e si batteranno sempre per la libertà, per la tolleranza, per la fratellanza e per la solidarietà. The Freemasons of the Great Orient of Italy have always campaigned, are campaigning now
and will always campaign for the cause of freedom, tolerance, brotherhood, and solidarity. GOI Radio, l'informazione. Notizie, commenti e approfondimenti della vita istituzionale.